effettivamente con un ingresso lento ma continuo siamo arrivati veramente a un risultato buono. Ringrazio tutti questi. Come Presidente dell'Accademia Marchigiana di Scienze e Dati, è chiaro che non devo far altro che ringraziare il professor Romano Prodi della disponibilità che ha dato a inaugurare questa serie di incontri, conferenze, relazioni che riguardano l'economia in senso lato, quindi anche la sociologia, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e con la Facoltà di Economia. Ricordo per inciso, anche per il mio passato, che le facoltà sono una cosa importante. E viva i dipartimenti, ma la facoltà di economia esiste. Detto questo, presentare il professor Romano Prodi è un po' una contraddizione interna, se volete è una tautologia. Presento Romano Prodi. Romano Prodi viene presentato. È una tautologia. Per cui ritengo il suo curriculum, volete chiamarlo così, non abbia l'eguale in Italia e sicuramente in Europa ce ne sono pochi che siano simili al suo curriculum. Professore ordinario di economia politica e industriale a Bologna, ministro dell'industria nel 1978, presidente INPI negli anni 80 e nei primi anni 90, presidente del Consiglio dei Ministri nel 96-98 e nel 2006-2008. Presidente della Comunità Europea nel 1999-2004, in un periodo cruciale, forse più cruciale di questo. Fondatore e leader dell'Ulivo, ha contribuito alla fondazione del Partito Democratico. Nel 2008 ha creato la Fondazione per la collaborazione tra i popoli, di cui ha assunto la presidenza. Dal settembre 2008 presiede il gruppo di lavoro ONU-Unione Africana e dall'ottobre 2012 è inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per Israele. Potrei aggiungere le lauree a un discorso, o ad onore, come si può dire. Sono 39, quello che io credo. E numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero, ma credo proprio che aggiungere altro a quelle 5 voci, 6 voci che ho elencato poco fa, sia assolutamente, non dico, non serve per uno che è stato Presidente del Consiglio dei Ministri d'Italia, Presidente della Commissione Europea e inviato dell'ONU, della Società Generale dell'ONU. Si poteva fare di più? Si può fare di più? Io penso che sia ben difficile, e a questo punto non interessa da chi ringraziare il professor Romano Prodi e dare la parola al settore che a questo i saluti del padrone di casa e il preside in maniera altrettanto opportuna per la facoltà di consiglio. Grazie. Anni, dopo anche tante risorse che il paese ha dato.
adatti per crescere insieme, quindi per dare quel senso di reciprocità è dentro. Poi gli eventi, come sapete, in questi anni sono diventati tumultuosi, tanto da interessare anche la politica, o almeno le campagne elettorali della politica, tanto da mettere paura alle tante persone che incrociano queste altre persone che si spostano e che si muovono, per così dire, per trovare condizioni di vita migliore per i propri figli, come del resto cerchiamo di fare tutti quanti. E allora in queste aule io mantengo ancora una presenza, soprattutto nelle attività di orientamento, quindi abbiamo una bellissima aula magna che contiene oltre 700 studenti, li orientiamo ogni volta per 10 giorni e ascoltiamo e presentiamo gli studenti delle scuole medie superiori. E in quell'occasione io presento una sola foto per in qualche modo raccontare loro l'impegno che devono pensare per il futuro. Una sola foto di una famiglia che attraversa a piedi l'Ungheria seguendo il binario della ferrovia. La fotografia è molto semplice, di spalle c'è una madre con tre figli, ovviamente di età diversa, con un piccolo in braccio, il secondo attaccato al vestito, il più grande che fa strada. E allora racconto a questi studenti che i loro genitori, in questo caso i miei genitori e i loro nonni, quegli stessi binari l'hanno percorso nel senso opposto alla fine della seconda guerra mondiale. L'hanno percorso a piedi di ritorno dai campi di concentramento in cui molti di loro erano finiti dopo l'8 settembre. L'8 settembre che tra l'altro si consuma anche qui, in questa casella. E sono tornati a piedi con un sogno che poi hanno realizzato, che è stato quello di costruire una nazione, l'Europa, in cui le diversità che esistono in Europa, certo che siamo diversi, veniamo da culture diverse, veniamo da esperienze diverse, da storie diverse, hanno costruito un paese che continua a garantire situazioni di pace. Abbiamo per tanti anni, 70 anni, sarà retorico ripeterlo, ma è importante soprattutto per i giovani raccontare queste cose. Perché io sono nato in un periodo in cui le guerre erano terminate e ho sopravvissuto in un periodo, oltre 60 anni, di pace dei territori prossimi a dove vivo. Ma io ancora ricordo i ponti distrutti dai bombardamenti. Io sono nato in un periodo in cui la guerra era finita, ma i segni della guerra ancora esistevano, quindi per me non c'era bisogno della narrazione, ma soprattutto per i più giovani, questi aspetti bisogna raccontarli. E bisogna raccontarli per farli capire la diversità. Perché l'altro aneddoto che uso molto spesso è questo: tutti quanti noi, quando entriamo in una stanza buia, abbiamo paura. Il primo senso che ci assale la paura di inciampare, la paura di incontrare chissà che cosa, la paura di quello che non conosciamo. Basta accendere la luce e tutta questa paura scompare. Bene, allora anche nei processi che viviamo e che riempiono i nostri telegiornali, dobbiamo cominciare a comprendere per vincere la paura. Certo, il primo senso che troviamo come persone è quello di paura. Abbiamo paura perché non conosciamo le persone che incontriamo, non conosciamo le culture che queste persone ci portano a confronto. E quindi il meccanismo della paura è come quando in una stanza buia, esattamente lo stesso. Quindi non bisogna vergognarsi di queste cose, bisogna solamente capire e quindi cercare in qualche modo di azionare quelle funzioni di comunicazione, di racconto, di comprensione. Bisogna farlo nei posti come l'università, noi all'interno dell'università questo continuiamo a fare. Il concetto di cittadinanza globale, il concetto di cittadinanza globale nell'università trova spazio. Noi iscriviamo tutti indipendentemente dalla religione, indipendentemente dalla cultura, indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Da noi si iscrivono tutti. Allora, questo concetto di appartenenza dovrebbe essere diffuso, dovrebbe essere della società, non solo dell'università. E guardate che l'università ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'Europa. Certo, hanno contribuito i nostri genitori con la loro esperienza di una guerra, con la loro esperienza di tornare da un'esperienza inerrata. Ma anche contribuito l'università, nei tanti progetti di collaborazione scientifica, nei tanti progetti di mobilità Erasmus, nei tanti progetti che avevano come primario scopo, sì, quello di diffondere la conoscenza, di sviluppare
ma soprattutto far lavorare insieme persone che venivano da esperienze diverse per affrontare e per comprendere le differenze che tutti conoscono. Balsera, a Ginevra, non fa parte della comunità europea, ma è nel cuore della nostra. Balsera, si confrontano e si amalgamano tutte le culture di questo pianeta, tutte le culture di questo pianeta, perché? Perché trovano un elemento di tutto. Bene, la stessa cosa noi dobbiamo cercare di fare anche per i popoli, anche per quelle nazioni che ci vengono incontro, allargare questo concetto di cittadinanza globale, aprire dei progetti Erasmus di collaborazione scientifica e di collaborazione anche con gli studenti con quelli che provengono da un pianeta, lo chiamo pianeta, che è il continente più grande di questo nostro pianeta, che è l'Africa, ed è anni che ripeto questa cosa, che è un pianeta che potrà dare molte risorse a tutti quanti in termini di capitale umano e non solo in termini di capitale naturale, perché è un paese ricco, è un paese che in qualche modo va compreso e va soprattutto cercato di trasformarlo da un problema, come qualcuno cerca di dirlo, in un'opportunità seria per questo nostro paese. Bisogna narrare. E in questo spirito che alcuni anni fa ho messo il Fanni, simbolo di questa caserma, all'ingresso di Villarelli. Perché per ricordare ai tanti studenti che ogni mattina attraversano quella porta, che loro hanno la fortuna di attraversare quella porta per studiare, per viaggiare, per incontrare il mondo, mentre i loro coetanei, rappresentati da quella statua, rappresentati da quel mondo, esattamente 18 anni, un secolo fa, erano dovuti andare in guerra, avevano dovuto in qualche modo abbandonare una loro prospettiva di crescita, mentre loro ce l'hanno. Allora quel fante messo all'ingresso di questa casella non vuole essere un omaggio a quei ragazzi, sicuramente un ricordo dei ragazzi, ma soprattutto deve essere un segnale, un messaggio chiaro per i tanti studenti che entrano in questa bellissima facoltà per creare il proprio futuro. E io sono un ottimista nato, io sono convinto che le difficoltà che adesso abbiamo, gli impedimenti che vengono costruiti, rallenteranno questo processo di contaminazione culturale di cui si è alimentato il mondo. Lo rallenteranno, ma non lo interromperanno, perché è frutto della comunità europea, è frutto dell'umanità che viviamo. Una canzone, e finisco, non è che mi metto a cantare, una canzone che vi invito a leggere, cioè basta che togliate su Google e la trovate. Mamma, dammi le 100 lire che in America voglio andare. Vorrei aiutare tutti la canzone. Quante strofe avete letto di quella canzone? La prima sicuramente, la seconda, che la mamma ovviamente non vuol dargli quelle 100 lire, non tanto per allontanarsi dalla propria figlia, ma perché teme del viaggio. E infatti la terza strofa parla di un naufragio, parla di una nave, di un piroscafo che naufraga in mezzo all'oceano. Esattamente quello che accade sui nostri telegiornali. Ricordatelo. Bene, tra le innumerevoli vantaggi di aver mantenuto la facoltà, una ricaduta negativa è che la facoltà ci ha preso, che adesso deve dare un saluto e che per voi, e siete tutti qui ansiosi di sentire giustamente il professor Prodi, è una, diciamo così, una cosa che non va bene. Allora io sarò brevissimo, io volevo solo ringraziare il professore che oggi è qui tra noi per aver trovato il modo di incastrare nella sua agenda, questo non è facile, il tempo di venire ad Ancona, di venire alla nostra Università Politecnica delle Marche, la nostra facoltà è dedicata a Giorgio Foà, questa aula a cui teniamo moltissimo, giustamente come ha detto il Rettore, è dedicata al professor Giuliano Conti, è un altro grandissimo economista e grandissimo amico, grazie a Dio molti degli economisti che lei professore conosce sono seduti qui davanti a lei, e quindi sono venuti, diciamo così, ad ascoltarla e a casa sua. Quindi grazie di essere tornato ad Ancona, grazie di essere tornato nella nostra facoltà, grazie per tutto quello che lei in questi anni ci ha dato, e grazie anche a tutti voi che nonostante
questi 34 gradi, 35, siete riusciti a trovare il coraggio di venire a salutarci e ad accogliere il professore. Grazie.